giù al lago. Claudio! Ciao, ciao Fabio, come stai? Bene, bene, te? Ma è pieno di gente, questo è un mondiale numerosissimo in termini di presenze. Sì, diciamo che è il mondiale più partecipato della storia del wakeboard. Abbiamo circa 26 nazioni e quasi 200 atleti provenienti da tutto il mondo e pubblico inaspettato, perché da tutta Italia sono venuti a vedere proprio i beniamini e da tutto il mondo anche. Posso dirti che mi fa un po' strano che tutta questa gente che viene da tutte le parti del mondo sia proprio qui al Lago del Salto? Eh sì, perché il Lago del Salto è uno dei posti migliori al mondo per fare questo sport, perché abbiamo le caratteristiche tecniche migliori al mondo. Mi spieghi in due parole che cos'è il wakeboard? Il wakeboard è una specie di sci nautico fatto con una tavola un po' simile allo snowboard, allo skateboard e al surf, è un mix tra queste discipline che ti ho detto ed è molto cool al momento tra i giovani perché è uno sport molto spettacolare. Siamo arrivati ormai a un livello che non abbiamo più niente da invidiare anche ai fenomeni internazionali? Direi proprio di sì, perché noi considera che negli ultimi 10 anni abbiamo vinto 9 campionati europei, abbiamo vinto il campionato del mondo nel 2015, secondi nel 2017, terzi nel 2019. Mi spieghi un po' come si acquistano i punti durante una gara di wakeboard? Sì, allora noi abbiamo una run da fare che sarebbero un passaggio avanti e indietro, è proprio un percorso. D'accordo. Si parte, due boe, si va avanti e indietro. Durante questo percorso vengono effettuati dei salti, dei trick, in media se ne fanno 5 o 6. Questi salti vengono, tutta la run complessivamente viene giudicata in base a 3 parametri che sono esecuzione, intensità e composizione. Ci sono 3 giudici in barca e tutti e 3 giudici danno un valore. Si fa una media matematica per tirare fuori un risultato che poi appunto porterà un atleta in posizione più alta rispetto ad un altro. Tutti possono fare wakeboard? Assolutamente sì. Qualunque età? Nella nostra nazionale abbiamo ragazzini che partono dai 12 anni fino ad arrivare a over 50. Incredibile. Sì, è uno sport veramente per tutti. Quando è che tu capisci che tra le mani potresti avere un futuro campione? Si vede quasi da subito, perché quando inizi a mettere in acqua i ragazzi, e come diciamo noi, ha un bel piede, ha un buon piede, e subito inizia a vedere la confidenza che ha con l'onda. Infatti abbiamo alcuni ragazzini che messi in acqua dopo pochi anni riescono a raggiungere dei livelli molto alti. È chiaro, come in tutti gli sport, più età bassa si inizia, più è facile portarli ad alti livelli. Ma posso andare a disturbare qualcuno dei tuoi atleti? In squadra abbiamo campioni fortissimi, persone che hanno portato delle medaglie molto importanti, come ad esempio Alice Virag, che è l'attuale campionessa open in carica, che è la categoria massima che esiste in questo sport, che mi sa che ti sta già aspettando. È una ragazza giovanissima, ma già veramente sul tetto del mondo. Alice! Ciao! Senti, mi dici come è iniziato e perché? Allora, è iniziato perché io vivo a Milano, però ho una casa sul lago di Como e grazie ai miei fratelli d'estate volevamo provare qualcosa di diverso, allora abbiamo provato il wakeboard e da lì è stata subito una passione. Scusa, permettimi la domanda, ma uno sport così acrobatico, adrenalinico, come gli viene in mente a una ragazza? Appunto perché acrobatico e adrenalinico sono sensazioni che non si provano in nessun altro tipo di sport, quindi io l'ho amato da subito. E una campionessa come si diventa invece? Con tanto duro lavoro, sacrifici, però poi vengono ripagati. E adesso tocca a te entrare in acqua, io ti spiegherò un po' come si fa e devi buttarti. Tocca a me, tu sei l'istruttrice? Sì. Finisce bene oggi, grazie, andiamo, dai. Mi ricordo, braccia tese. Tese ferme. Sì. Ok. E poi stacco. E quando la vedi che ti stai tirando su, peso un pochino indietro. Se riesci, una mano staccata e resti lì. Addio!